Teramo decisamente riparte, sembra un sogno qui, Piazza Martiri, piena di tavolini e sedie. I negozianti riaprono le saracinesche, ma non tutti sono pronti ad accogliere i clienti. C'è emozione negli occhi dei commercianti teramani, sembra una grande inaugurazione, un nuovo inizio, una nuova vita. Siamo pronti, un po' emozionati, parlavamo ieri con mio padre, sembra che come se fosse una nuova inaugurazione, come se stessimo inaugurando il negozio. È chiaro, poi ci sta dall'altro lato, la controparte è che ovviamente siamo un po' preoccupati per come sarà la ripartenza, perché adesso sicuramente non è un momento facile, le persone devono ancora capire la portata di quello che è successo. Ripartite, ma con quali precauzioni? Con tutte le precauzioni che lo Stato ci ha imposto, e quindi il distanziamento tra un tavolo e l'altro e dei clienti tra di loro. Gli orari come saranno? Gli orari sono liberi per il momento, quindi noi siamo aperti dalla mattina alla sera, come sempre. Come la vede questa riapertura? È un po' dura, però ci proviamo, ricominciamo, speriamo, siamo certamente ottimisti, soprattutto per quello che riguarda un po' l'economia. Dopo che abbiamo un po', come dire, salvato la salute, cerchiamo di salvare anche l'economia. Non tutti però sono pronti ancora oggi a riaprire. Qualcuno forse ancora deve attivare i dispositivi di sicurezza, quindi, però bene o male, diciamo, buona parte dei colleghi sono in negozio. Quale messaggio vuole lanciare a tutti? Beh, senz'altro una, come dire, di speranza, perché l'economia riprenda non solo a Teramo, perché ultimamente siamo stati, come dire, molto penalizzati, ma soprattutto anche un po' rivolto ai cittadini, ai teramani, ai non teramani, affinché tornino nei negozi a fare acquisti, perché davvero se muore il commercio muore anche la città. Pronto a riaccogliere i suoi clienti? Prontissimo, qualora abbiano ancora interesse a farsi qualche bel regalo, che è sempre un momento di gioia, un momento di spensieratezza, soprattutto suggella qualche lieto evento, è sempre la forma per un ringraziamento particolare. Me lo auguro che ci sia ancora questa spensieratezza nel poter affrontare delle spese che in questo momento probabilmente non sono eccessivamente necessarie. Siete pronti a riaprire come ristoratori? Noi non ancora siamo pronti, però quasi pronti. Stiamo sistemando, mettendo diciamo, tutte le normative, rispettando normativa, quello che ha fatto il decreto. Una vetrina piena di fiori, quindi un messaggio di grande ottimismo. Sì, siamo positivi e ottimisti, cerchiamo di tirarci anche un po' noi su. Speriamo bene, oggi come prima giornata, dai, già qualcosina si è smosso. Ho ricevuto tanti messaggi di una buona ripartenza, questo mi ha anche un po' commosso. Niente, dai, incrociamo le dita e speriamo tutto bene. Viva l'Italia, l'Italia liberata e colpita al cuore. Viva l'Italia che non muore.